Göbekli Tepe è un sito archeologico che si trova a circa 18 km a nord-est della città di Sanliurfa in Turchia, presso il confine con la Siria. Nel 1995 l'archeologo tedesco Klaus Schmidt guidò una serie di scavi nei pressi di una collinetta artificiale a Urfa nel sud-est della Turchia. Quel luogo era da tutti conosciuto come Göbekli Tepe, ed è considerato sacro dalla comunità curda locale. Nel 1963 il sito fu notato per la prima volta da studiosi dell'Università di Chicago e di Istanbul, che però dopo alcuni primi scavi lo abbandonarono. Circa 30 anni dopo, Schmidt arrivò ad Urfa, incuriosito dal luogo. Dopo una serie di scavi, condotti in altre zone dell'Anatolia, si mise in contatto con i due contadini, proprietari della terra, in cui si trovava il sito, e si fece condurre da loro a Göbekli Tepe. E Schmidt ebbe ragione. A Göbekli Tepe c'era molto di più delle schegge di selce analizzate dal gruppo di ricercatori degli anni 60, e certi lastroni di pietra interrati, scambiati per lapidi funebri, non erano ciò che sembravano. Gli scavi portarono alla luce megaliti preistorici, disposti in strutture circolari e rettangolari, risalenti a un periodo compreso tra il 9600 e l'8200 a.C. Un'epoca che precede di 6.000 anni la costruzione del complesso megalitico di Stonehenge. Queste costruzioni fanno oggi di Göbekli Tepe il più antico complesso monumentale che custodisce testimonianze di una civiltà. Ricerche condotte nel corso degli ultimi anni, a partire da incisioni, sculture, utensili e altri reperti rinvenuti nel sito, hanno confermato ipotesi suggestive, che contribuiscono a ripensare ad alcune convinzioni storiche acquisite in precedenza. Cerchiamo di capire di cosa si tratti. Le scoperte fatte a Göbekli Tepe si riferiscono a un periodo collocabile tra il 10.000 e il 9.000 a.C., e a un luogo, l'Alta Mesopotamia, in cui la vita era ancora basata sulla caccia e sulla raccolta, e la pietra era il principale materiale utilizzato per la fabbricazione di utensili. Sarebbero trascorsi altri due millenni prima di veder comparire i primi agricoltori, e i primi allevatori di bestiame del vicino Oriente. Uno degli aspetti che più sorprende riguardo a Göbekli Tepe, è la sua datazione. Prima della sua scoperta, nessuno avrebbe mai ipotizzato che un sito monumentale di queste dimensioni potesse essere costruito da piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, ancora non sedentari. Ma che cosa ha spinto centinaia di persone, provenienti da luoghi diversi, a riunirsi per compiere un'opera di tali dimensioni? Forse furono proprio il culto e il desiderio di celebrare insieme feste rituali a spingere queste persone a dar vita ad una delle opere più incredibili della storia umana. Questi incontri regolari, per svolgere attività di culto e di costruzione, potrebbero essere serviti a stabilire contatti tra gruppi di diversi territori, favorendo lo scambio di beni, costruendo rapporti tra le persone, e condividendo conoscenze e innovazioni. Göbekli Tepe è molto probabilmente la prova che lo sviluppo delle credenze religiose abbia preceduto, anziché seguito, lo sviluppo dell'agricoltura. Questo in contrasto con le teorie storiche condivise in precedenza. Secondo Klaus Schmidt, a Göbekli Tepe fu lo sforzo, fatto da molti per costruire i monoliti, a porre le basi per il sorgere di società complesse.